E se ora vi dicessi che potreste pilotare il vostro drone DJI al suo massimo potenziale in FCC, qui in Europa, senza nessuna modifica, ma semplicemente scaricando un'applicazione sul vostro smartphone? Beh, ci credereste? Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Io sono Michele e sì, quando acquistiamo un drone DJI, almeno qui in Europa, beh, noi lo acquistiamo con la consapevolezza che il nostro drone, che sia il Mavic Mini, il Mini 2, l'Air 2, l'Air 2S o il prossimo Mavic 3, beh, sarà un drone castrato e limitato, almeno per quanto riguarda la potenza del segnale radio, perché, come vi ricordo sempre, qui in Europa voliamo con la CMOD, che è molto più limitata rispetto all'FCC che si usa in America e tanti altri paesi. E secondo me non dare a noi acquirenti finali, dopo tutto quello che abbiamo speso per questi droni, la possibilità di poter scegliere se volare in CE o FCC mode è abbastanza assurdo. E attenzione, non sto parlando di mandare il drone il più lontano possibile grazie all'FCC mode, no, fare un range test, mandare il drone a 10 km di distanza è probabilmente la cosa più inutile da poter fare in FCC mode, ma parliamo di un segnale molto molto più stabile anche a distanze medio-brevi, anche dietro ostacoli, quindi un volo più sicuro per tutti. Se prendiamo come esempio un'ispezione, magari di un cantiere, mandando il nostro drone in CE mode dietro un ostacolo, c'è la concreta possibilità che si perda il segnale con il ritorno a casa automatico, che potrebbe far danni perché il drone inizia a partire verso l'alto, potrebbe colpire ostacoli, quindi sapete come funziona. Invece in FCC mode tutti questi problemi, non dico che non ci sono, ma sono molto molto più rari e limitati. Fino ad oggi, per poter volare in FCC mode qui in Europa, bisognava ricorrere un po' di stratagemmi particolari e abbastanza ingarbugliati. Per esempio, su smartphone Apple, quindi iOS, bisognava eseguire il jailbreak; su Android bisognava utilizzare il fake GPS, facendo credere al drone di trovarsi non in Europa ma in America. Quindi è molto molto complicato e non alla portata di tutti. Per esempio, io non l'ho mai fatto perché è un procedimento molto molto complesso. Ma attenzione, ieri infatti mi ha contattato un ragazzo tramite mail che sta sviluppando un'applicazione identica alla DJI Fly, che, come sapete, si utilizza per pilotare tutti i nuovi droni della DJI, dal Mavic Mini al prossimo Mavic 3 Pro, a quanto pare. E in buona sostanza questa è un'applicazione clone della DJI Fly, ma con abilitata di default l'FCC mode, senza dover seguire root, jailbreak, modifiche e cose simili, insomma, quindi fantastico! Per tutti gli interessati, tra pochi secondi vi mostrerò come installare sul vostro smartphone la DJI Fly FCC. Ma attenzione, vi ricordo che volare in FCC mode qui in Europa è totalmente illegale, quindi fatelo a vostro totale rischio e pericolo. Inoltre, per quanto lo sviluppatore di questa applicazione mi abbia rassicurato sul fatto che continuerà ad aggiornarla e supportarla, io non posso ovviamente darvi la certezza che magari tra un mese o due questa applicazione clone diventi totalmente inutilizzabile, perché magari DJI la va a bloccare con un aggiornamento. Iniziamo subito con la guida che andrà ad occupare questo primo video. Invece, nel secondo video, che arriverà tra pochi giorni, appena il meteo sarà più clemente, andrò ad effettuare dei voli, dei test e delle comparative tra la DJI Fly Classica e la DJI Fly FCC. Premessa: YouTube non vanno molto a genio, link di APK e siti esterni, quindi tutti i link per scaricare la DJI Fly FCC modificata, i link per accedere al sito di questo sviluppatore, eccetera, eccetera, li troverete nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDears, linkato qui sotto in descrizione video. Vi basterà entrare nel mio canale Telegram e cercare tramite il motore di ricerca incorporato nel canale su Telegram le parole DJI Fly FCC. La primissima cosa da fare sarà accedere al sito di questo sviluppatore e scaricare la sua applicazione modificata per il nostro specifico drone DJI, che può essere il DJI Mavic Mini, Mini 2, Air 2, Air 2S, addirittura DJI FPV e tra qualche mese penso anche il DJI Mavic 3. Attenzione, questa applicazione non è gratuita, ma andrà acquistata la sua licenza, sempre tramite il sito dello sviluppatore,
ad un prezzo che si aggira attorno ai 25 euro. Potete ora scegliere se scaricare la versione per Android, iOS o addirittura una versione iOS con la possibilità di abilitare la funzionalità ADS-B, ovvero la rilevazione di aerei, elicotteri e altri mezzi aerei abilitati in tal senso nei dintorni del vostro drone. Di base questa funzionalità è disabilitata, ma in questo modo potrete addirittura abilitarla. Ora liberate il Kraken, no sto scherzando, liberate il vostro drone da tutte le tenaglie che avete, copri gimbal eccetera eccetera, inserite una batteria carica al suo interno, accendete il vostro radiocomando, mi raccomando si accende sempre prima il radiocomando, poi si accende il drone e andate già ad abbinare lo smartphone al radiocomando, un po' come fate quando state per volare. Prima di avviare l'applicazione modificata, accediamo prima all'applicazione originale DJI Fly. In questo modo cercherò di farvi capire come verificare che stiate volando in C-Mode oppure FTC Mode. Entriamo nella schermata del nostro drone. Ovviamente ora non sto a perdere tempo nel calibrare il tutto. Andiamo nelle impostazioni, trasmissione. E come vedete qui sotto abbiamo il segnale radio, la qualità radio, i canali eccetera eccetera. Con la C-Mode non potremo scegliere la modalità canale, quindi non potremo switchare, quindi ora usciamo dal DJI Fly, non ci interessa più, e attenzione, dovrete cancellare dal vostro smartphone l'applicazione DJI Fly originale di DJI, perché l'applicazione modificata è sostanzialmente un clone che utilizza gli stessi certificati e non possono coesistere queste due applicazioni simultaneamente sul vostro smartphone. Quindi procediamo alla disinstallazione della DJI Fly. Ora dovrete installare la pickup della DJI Fly FCC che avrete scaricato in precedenza dal sito dello sviluppatore, ovviamente dopo aver acquistato la versione corretta per il vostro drone DJI. In questo caso io installo l'ultima versione disponibile. Mi raccomando, dovrete abilitare il vostro smartphone alle installazioni da fonti esterne sconosciute, altrimenti l'installazione fallirà. Ecco fatto, e come vedete abbiamo l'applicazione che è sostanzialmente un clone della DJI Fly ma con il nome FCC. Apriamola subito. È praticamente identica, diamo tutti i permessi del caso. Accediamo ora con le nostre credenziali classiche della DJI Fly. Ecco fatto. Ora non accediamo subito al drone, ma chiudiamo l'applicazione completamente in questo modo e andiamo a riaprirla nuovamente. Ed eccoci, ora dovremo inserire non le credenziali della DJI, ma le credenziali che ci avrà fornito lo sviluppatore al momento dell'acquisto della sua applicazione modificata. Solitamente il nome utente è il numero ordine, invece la password sono le prime 8 lettere, anzi i primi 8 caratteri della vostra mail utilizzata nel momento dell'acquisto. Se la vostra mail ha meno di 8 caratteri prima della chiocciola, sarà quella parola, ad esempio mario@gmail.com, la password sarà Mario, che è di sole 5 lettere, 5 caratteri. Se queste credenziali non dovessero funzionare, controllate l'email che avete utilizzato nel momento dell'acquisto dell'applicazione modificata, magari anche nello spam, perché molto probabilmente lo sviluppatore vi avrà inviato le credenziali, i dati di accesso. Perfetto, ora siamo ufficialmente dentro l'applicazione DJI Fly FCC e il nostro drone è quasi pronto a volare con questa modalità. Ci basterà chiudere nuovamente e completamente l'applicazione FCC DJI Fly e andare a riaprirla. Ed eccoci pronti a volare in FCC Mode. C'è anche un messaggio che ci spiega di volare con cautela usando questa applicazione. Accettiamo consapevolmente di volare in modo illegale, almeno qui in Europa, perché la potenza è maggiore di quella tollerata nel nostro paese, purtroppo. Bene, diamo l'ok e voliamo subito. Come vedete l'applicazione è identica, un clone 1-1 della DJI Fly. Andiamo in impostazioni, trasmissione, e come notate è possibile selezionare, switchare
da modalità canale automatico a modalità canale manuale, cosa che invece non era possibile in CE Mode. Se siete arrivati a questo punto della guida, beh, posso dirvi che avete finito. Il vostro drone DJI è pronto al volo in FCC Mode, come avete visto, senza nessuna modifica al vostro smartphone, senza root, senza jailbreak, senza fake GPS, semplicemente con un'applicazione clone di quella originale, semplice, veloce ed intuitivo. Il vostro drone DJI ora è al suo massimo potenziale, un po' tipo Dragon Ball, ma vabbè, scherzi a parte amici, ora il vostro drone DJI è esattamente come l'ha pensato la casa madre e come è uscito di fabbrica, senza i limiti, senza i divieti che l'Europa ci obbliga a... cioè obbliga l'azienda ad effettuare sui suoi droni. Quindi tanta roba, ma vi ricordo che tutto questo purtroppo è illegale. Secondo me ad oggi volare in FCC mode non è più un semplice capriccio di chi vuole portare il suo drone a 10 km di distanza, ma è una necessità, specialmente dopo che a quanto pare DJI sta limitando i suoi droni per quanto riguarda la CE Mode. L'avrete notato guardando il mio video che trovate nella scheda qui in alto a destra e l'avrete notato anche voi stessi volando con il vostro drone DJI. E la guida? Beh, la guida termina qui. Il vostro drone DJI è pronto a volare al suo massimo potenziale. Io sono molto curioso di poter testare in volo finalmente il mio DJI Mini 2 come DJI lo ha pensato e partorito dalla fabbrica. Spero di potervi portare la seconda parte di questo video nei prossimi giorni, appena il meteo me lo permetterà, perché purtroppo all'improvviso qui a Bari è arrivata la pioggia, vento forte, insomma, condizioni non ideali al volo, e io cerco di volare sempre in sicurezza, specialmente se devo testare una modalità particolare come l'FCC. Comunque ci vediamo tra pochi giorni amici, avete capito come funziona, è davvero semplicissimo. Vi ricordo che trovate tutti i file necessari per scaricare l'APK e accedere al sito dello sviluppatore da cui comprare l'applicazione modificata per il vostro drone DJI nello specifico, dove nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video, entrateci e cercate DJI Fly FCC. E questo è tutto, ora però voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate di questa piccola modifica? La trovate interessante oppure no? Beh, parliamone qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se avete trovato questa guida utile almeno un pochino così, beh, potete supportarmi e aiutarmi a crescere qui su YouTube lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdere le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito e mi aiutate tantissimo. Bene, questo è tutto, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi.